Tutto fermo per i sussidi a sostegno dei disabili, scatta la diffida. Il presidente dell'associazione H, Paolo Capici, ha deciso di procedere per vie legali nei confronti dell'ASP 2 di Caltanissetta perché le somme non sono ancora state stanziate. Nel giugno del 2017 la regione aveva stabilito un versamento di 1.500 euro al mese per i soggetti affetti da disabilità gravissima che ne avessero fatto domanda, un procedimento che doveva concludersi entro dicembre. Invece nella provincia di Caltanissetta non sono ancora state concluse le visite di accertamento, creando un grave ritardo nello stanziamento dei fondi. È una legge che è uscita allora giugno del 2017, faceva riferimento a una normativa nazionale e prevede che i disabili gravissimi, secondo dei parametri previsti da un decreto ministeriale, dovevano ricevere entro dicembre 1.500 o 1.800 a seconda della gravità. Io ho fatto due diffide all'ASP di Caltanissetta, non mi hanno risposto. So che hanno fatto un terzo delle visite ai soggetti gravi e a molti soggetti hanno detto è inutile che facciamo le visite, tanto questi soldi non li vedrete, e quindi la commissione peraltro ha commesso anche un abuso a dire questo alle famiglie. E io ho fatto una segnalazione quindi alla procura e alla Corte dei Conti, alla procura per vedere se c'è un'ipotesi di reato e alla Corte dei Conti per capire i fondi che la regione ha destinato alle ASP dove sono andate a finire. Le famiglie vivono sempre nella disperazione più assoluta e l'ASP gioca con i tempi, con la burocrazia, a ritardare le visite, a dire forse ti aspetta. Addirittura il paradosso dei paradossi è un ragazzo di cui ovviamente non posso fare il nome, gravissimo, molto grave, è stato visitato dalla commissione dell'ASP e hanno detto per noi non basta, devi fare una visita fisiatrica. Ebbene, è andata all'ASP e la visita fisiatrica gliel'hanno fissata fra 6 mesi. Cioè vuol dire che l'ASP si sta prendendo gioco della gravità delle persone e in maniera tra l'altro offensiva. E spero che la procura o comunque chi ne ha competenza quantomeno apra l'inchiesta per vedere se c'è stata una distrazione dei fondi e un abuso vero e proprio nei confronti della disabilità e delle famiglie.